Ok, avvia SharePlay. Sì, Questo? quello Aspetta, sto girando. Allora. Io non me ne parlo con Dio, però almeno altro. Non c'è un modo per ricominciare proprio il livello? Ah, dice c'è da ribattere Heisenberg. No, non c'è, è proprio con le crestate che dalle montagne, non c'è bisogno di battere Heisenberg. No, sì, non ti dà mica salvataggio, l'unico è battere Heisenberg dove ci ha salvato. Lo So. sei impatto praticamente perché te me li devi usare tutti quindi Sabas. No, non è proprio perché c'ho il decano. Cosa faccio? Di fronte di più lavoro se sono decano, più valgo la diacana. Tra quattro giocavi te. Tu so che tu lo tieni basso. Dai, è handicappato il personaggio, però mi sono esposto un po'. Ecco, adesso io torno dentro adesso. Proprio perché ci sono... Io voglio, però non è come girarmi. Mamma mia. Che quella cura lì, io ho provato a cercare di trattenerla, di non usarla, per usarla finché non arrivo almeno in piazza. Ci sono andato vicino ad arrivare in piazza, solo che l'ultimo andato, solo che all'ultimo, sai, dopo la curva. Là in fondo, mi hanno fregato là.
Sì. C'è quello lì sopra, sopra il muretto. Quel muretto a sinistra. Vedi dov'è? Ti sta guardando. Sta fermo, visto? Mamma mia. Che bastardo quello lì. Quello lì. A sinistra, lì. Ah, sai che mi sono fatto Ecco lì, se stava lì a guardare. Attenzione con quello che arriva dopo di lato, eh. Dove va adesso? Però è un odio partire senza vita, porco Dio, però che palle, devo giocare come uno stronzo, partire senza vita. Dio cara Madonna, porco Dio. Beh, cos'è? Non c'è ricomincio la luce? No, non c'è il fatto del salvataggio qua. No, te lo dà, l'unico è battere Heisenberg. Madonna però, porca troia, devi far giocare con un punto vita però. Perché tu hai utilizzato troppi medikit. Cioè io non ho mai utilizzato la torre, ma forse che io vorrei finire di vita, però non posso giocare. Ma non posso giocare a uno di vita. Amber Eyes, mi serve supporto. Come cavolo hanno fatto a beccarti? Che non ho... Che... Dai, su. Io ho abituato a giocare Apex, sto cambiando l'arma con... Madonna. Da lì puoi beccare quello sul soffitto. Da lì, con il soffitto. Con il soffitto destro. Vai in alto, dove c'è il comignolo. Quello con sul muretto. Questo è vero anche quell'altro tipo di bombe, eh?
Quello. Sì, quello lì. Quello lì sì. Io sono arrivato lì dopo la curva, dopo il trattore. So che sono morto. Che ne arriva una piccola ondata qua dopo. Quell'ondata qua sono morto. Ma quando lui si cura solamente di un pochino e basta. Sì, solo fino a qua, minimo, per esempio, diciamo, un attacco normale. Magari se non aspettasse si curasse del tutto. Ma che se devo aspettare un'ora o mezz'ora era un conto. Bene, Lobo. Ti indico il bersaglio. Ricevuto, capo.
Io non so se c'è dentro la, se, c'è, se a sinistra dentro la casa c'è qualcos'altro. Lì penso ci sia delle qualcosa di sicuro. Sulla sinistra, qui dentro il cancello, non lo so se c'è qualcos'altro da raccogliere. C'è qualcosa da raccogliere di sicuro, però non so se c'è il. No, dietro la casa. Non so se c'è anche un impact. Munizioni di sicuro, però non so se c'è anche un impact. È proprio dietro. È proprio dietro, quello me lo ricordo, che c'è di nuovo quella fiamma verde. Lì dietro. Non so se c'è qualcosa anche delle cure, eh. So che devo raccogliere sicuro. Sì, ce n'hai uno. Sali sul tetto, no, eh? Che c'è la scala dietro. Hai anche quelle bombe di nuovo. Di nuovo con quelle due bombe, eh. Non so se si trovano comode. Dovrebbe esserci di nuovo di lì un impa, cioè un impa dentro e il gigante. Perché il personaggio non salta in questo gioco? Magari! Troppo bello per essere vero. C'è un modo per scendere. Io vado, voi restate dove siete. Capitano, lì. Non c'è segno delle alterazioni del genoma presenti nella serie. Questo... Fine tu hai, due team, quindi devo fare.
Adesso posso provare a batterlo io il gigante. Tranquillo, 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 ci penso io qua. Ok. Dopo dovrebbe, ogni volta che muoio adesso dovrebbe iniziare da qua. Ok. Ti ringrazio. Ok. Come lo vedi coso? Final Fantasy Origin? Mi sembra una cazzata quanto non è una cava, ma ormai se la fate mi fanno tutti cagare, quindi. Io sono incuriosito, quindi. Perché li ho giocati a tutti, Final Fantasy, volevo Sì, giocare. vabbè, ma è come se dico Final Fantasy Type-Zero, è un bidone di gioco, ma proprio scandaloso. Guarda, per me anche il 15 ha fatto cagare. Allora, parliamo della saga principale, non parliamo degli spin-off. Il 15 mi ha fatto cagare la merda. Per Ma essere tutta sta Madonna, è un gioco che lo giocherei e mi fa cagare. posso Non dire posso dire che allora è una tutto. merda inutile, la storia era interessante, ma poi alla fine l'ideatore se n'è andato via, quindi a metà lavoro l'hanno Allora, cacciato. ti dico come la penso di quel gioco lì del 15. Allora, a me quando si chiamava Final Fantasy Versus 13 piaceva, mi piaceva molto di più, mi si è piaciuto molto di più. Del 15, allora, la mancanza di. Allora, le magie non esistono. Magie non esistono. Questo non ha senso, Harry. Io sai come ho giocato il gioco? Facendo solo la proiezione offensiva sui nemici. Basta, non ho Ma fatto sì, altro. anch'io. Le armi e basta, tanto non serve. Anch'io Non ho ci fatto sono così. nemici in quel gioco. Anche il fatto che quando tu ti potenzi le cose, le statistiche con il C o la cosa che serve qualcosa, Ma manca. anch'io. Non è influente. Ma anch'io, ti dico, Final Fantasy, ti dico anch'io, guarda, allora, il 15, allora, le magie sono inutili, non puoi evocare quanto ti pare. Altissia non l'hanno fatta visitabile tutta, poi cosa hanno fatto? La cavolata. Hanno messo finale cattivo e poi un finale intermedio dopo. Il finale più buono ti deve andare a leggere il romanzo. Per me non lo so neanche contare quando quel gioco lì. E poi la parte online graficamente è più scarsa del gioco base. Non è che giocare, è un gioco che per me vale la pena. Allora, hanno rotto tanto il cazzo del 13, ma io al 13 mi sono divertito come un coglione a giocarci. Poi, non è massimo. Però il No, 13 no. mi faceva molto il suo di più. Ecco, hanno detto che torneranno le origini perché c'è il creatore di Final Fantasy XIV con le magie e tutto quanto, con il 16. Posso dirti io, la mia sarà una cagata anche il 16. Ma io lo vedo piuttosto bene perché è basato tutto sulle vocazioni, quello lì. Hanno detto. Sarà basato tutto sulle vocazioni. Secondo me potrebbe fare qualcosa di discreto. Non dico di eclatante, però almeno di discreto ci potrebbero arrivare. Perché c'è che lo fa quello che ha fatto il Sì, 14. no, io ti dico personalmente la Square Enix come tipo di una mastra, io non mi fido più del fatto del 15. Comunque sentarmi a voce su questo tema. Oh, speriamo che facciano qualcosa di buono col 16. Allora, questo qua per batterlo, io devo caricarlo sopra di lui il coso, vero? Sempre il laser, vero? Perché il resto non gli faccio niente, vero? Certo, puoi eliminarmi se hai poco. Sei a guardia del Mega Micete! Perché mi dici inutilizzabile? Ce n'è uno tosto! Ho bisogno di supporto! C'è un'apertura in alto! Usa quella! Ok.
Dai, dai, ancora utilizzabile. Dai, su. Bene, te lo illumino col laser. Non andava solo alla marcatura. Marcatura. Ciao, prima che vada su. Io vado, voi restate dove siete. Capitano, ho confrontato la mufa. Oh, stiamo a vedere quando si la fa Final Fantasy. Tanto l'Origins esce il 18 di marzo. Ma devi fare un po' di danno prima che te lo illumini?
No, prima di fare un po' di danno con la pistola, prima, con l'arma. Ah no, non va su. C'è un modo per scendere. Io vado, voi restate dove siete. Capitano, ho confrontato la muffa del villaggio con un campione dei Baker e non c'è segno delle alterazioni del genoma presenti nella serie. Questa roba è nata qui. Allora, solamente il laser e niente munizioni. Lobo, qui ce n'è uno tosto. Ho bisogno di supporto. C'è una cattura in alto. Usa quella. Un attimo di tregua.
Quasi di 3-4 colpi. Sì, finalmente. Adesso do anche su. Impact 1-0. Se Miranda si era sostituita a Mia, lei dov'è? Immagino che si sia liberata di lei. Non riesco a capire. Come faceva Miranda a sapere di Rose? Gliel'avrà detto l'uccellino ammuffito. A questo penseremo dopo. Concentratevi sul piano. Sì, se l'avessero lasciato Final Fantasy come era il Versus 13 era meglio. Ma delle voci hanno circolato che l'avrebbe rimane preso in mano il progetto del Versus 13 in un universo parallelo. Però non ne ha più parlato. Aspettavo altro. Esplosivo N2 pronto. È sufficiente per distruggere il villaggio. Facciamo saltare in aria questo posto. Prima eliminiamo Miranda. Meglio non correre rischi. Adesso vado. Ricevuto. In attesa. Capitano, Miranda avvistata nel luogo della cerimonia. Tenetevi a distanza. Non muovetevi fino a nuovo ordine. So che ormai è troppo tardi. Abbiamo sbagliato a non dire tutto a Ethan. Non c'era tempo. A nessuno si aspettava che Miranda agisse così in fretta. Lo so, ma avrebbe dovuto dirglielo. Già. Deve essere il laboratorio di Miranda. Mani bene in vista. Amber Eyes qui Alfa. Dove si trova Miranda? Non so che stia facendo, ma è nel luogo della cerimonia. Oh cazzo. Sei davvero tu? Per fortuna stai bene, Mia. Che ci fai qui? Mi hanno presa e mi hanno analizzata. Ehi, ha detto Mia Winters. Proprio lei. Com'è la situazione lì? C'è una guerriglia in corso, niente di che. Non distraetevi. Seguite il piano, vado al luogo della cerimonia. Aspetta! Non puoi lasciarmi qui! Avevi fatto una promessa! Hai detto che ci avresti protetti! Abbiamo fatto quello che volevi! Ci siamo persino trasferiti qui! E a me andava bene. Purché rimanessimo insieme. Quindi ora dimmi, dov'è mio marito, Chris? E dov'è mia figlia? Ethan, scusa. Con lui ho fallito. Però posso salvare Rose. Andiamo. Questo posto non è sicuro. In che senso hai fallito? È morto. Mi spiace, Mia, ma dobbiamo andare. Dobbiamo distruggere il villaggio. No! Ti sbagli. Ho provato a tenerlo nascosto, ma... Tu non puoi capire quanto lui sia speciale.
qualcuno. Che freddo. Come sono finito qui? Cristo si cela. Merda, il mio corpo. Sei proprio stupido. Evelyn, che ci fai qui? Sei morto. Morto? Cioè, Miranda, lei... No, devo ancora salvare Rose. Ti sbagli? Non è stata Miranda. Tu sei morto da tempo. Che stai dicendo? Posso ancora... Vedi, Miranda non ti ha ucciso. Non dirmi che ti sembrava normale. Nonostante tutte quelle terribili ferite. Ricorda. Tre anni fa, a casa dei Baker. Tu sei stato ucciso da Jack. Vabbè, quindi alla fine te li sono fatto, no? Sì, sì, adesso sto facendo, mi ha fatto vedere, sto facendo vedere il video con Ethan, che devo andare da Miranda. Non ci credo. Non dovresti neanche reggerti in piedi. Non confondermi, basta. Non dovresti... Secondo me, se comunque, secondo me, se avesse tenuto in mano il... Se mandano avanti il progetto di che lo riprendono in mano, il Versus 13, secondo me ci può venire fuori un capolavoro lì. Se lo sanno gestire nella maniera giusta. Perché all'epoca era veramente bello il progetto. Io ce l'ho la demo del Versus 13. La demo è bella, cioè... Cioè, quello che ti fa vedere il ce l'ho nel il coso, nel film vecchio, sì, ma era bellissimo all'epoca, era fantastico. Sì, 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 c'è il video. Non vedrai mai più la tua famiglia. Aspetta, quello che fecero vedere, io ce l'ho più completo, perché l'ho comprato dal Giappone. Era bellissimo. No. Rose. Io devo salvare mia figlia. Tu sei già morto. Ma... Adesso Miranda con la Magnum deve essere un po' più facile con la Magnum. Adesso mi metterò a giocare anche di East Gone. Sei sveglio finalmente. Dove mi trovo? Sulla mia carrozza. Stavi avendo un incubo. Giocherò anche Elden Ring, io. Fenomenale. E poi è apparsa Miranda in persona. Te lo giochi Elden Ring? Da quant'è che sono svenuto? Non manca molto all'alba.
Ho visto un video su YouTube, hanno già scoperto il. Adesso non so se è solo nella demo, ma hanno Mi scoperto aspettavo che il vedessi, menu di siamo già in debug. viaggio. Arriveremo a breve. Ma Ethan, ne sei proprio certo? Il tuo corpo, beh, cade a pezzi. Sì. Che domanda sciocca. A proposito di domande sciocche, chi o cosa sei tu? Comunque, anche l'unica. Per me è arduo rispondere. Va bene, ti ringrazio moltissimo. Siamo giunti. Oddio, mano. Sono debitore. Signor Winter. Va bene, buonanotte, grazie di tutto, eh. Ti devo un favore. Va bene. Ok, notte, notte. Sì. Devo essere. Devo muovermi. È la tua ultima occasione. Accetto solo in nome della nostra amicizia, sia chiaro. Riguardami, ti prego. Grazie. Buona preparazione, adesso è più importante che mai. Tempi duri, Ethan. Il viaggio si avvia a conclusione. Se fosse l'ultimo, spero di poterti rincontrare un giorno. Avanti. Oh, piccola Eva, mia splendida figlia, torna da me. Eva, sei proprio tu. Oh, quanto mi sei mancata.
Cosa? I poteri mi abbandonano! Rose! Miranda! Interessante. Il tuo corpo è davvero anomalo. Restituiscimi Rose! Adesso! Vedrai. Quando ti avrò finalmente ucciso... Prendila, ora! Lasciala! Ho trascorso un'eternità preparando questo momento. E adesso lo vuoi distruggere così? Mi prenderò ciò che mi è dovuto. Tutti i miei desideri verranno esauditi! No! Rose! È mio! Cazzo! Sei stato utile al tuo scopo. Ti sei sbarazzato di film e hai risvegliato il glorioso Megan. Subito! No! Per la piccola... No! Ci penserò io. Mia splendida figlia, torna da me. Sei stato utile al tuo scopo, Winters. Ti sei sbarazzato dei miei figli fasoli e hai risvegliato il glorioso Megan. Subito! Non preoccuparti per la piccola Rose. Ti posso assicurare che ci penserò io.
morirà perché è mia figlia, maledetta psicopatica! Che mi dici di questo? Non ho mai visto un essere umano. Non sarai forse più di me. È giunta la tua ora! Crepa! Tutto bene, Rose. Tutto bene. Ethan! Ethan! Forza, Ethan. Forza, Ethan, alzati! Chris. Ethan! Ce l'hai fatta, è finita. Credo che sia finita per entrambi. Andiamo presto! Una bomba lì dentro che raderà al suolo l'intero villaggio. Ehi, guardami! Quando esploderà, non possiamo essere qui. Cazzo! Mia ti sta aspettando. Lei è viva, capisci? È viva! Mia. Mi dispiace. Ti amo. Occupati di Rose. Ehi, ehi! Ehi! Lo dirai di persona. Coraggio, un ultimo sforzo. Vado a lei. Deve essere forte. Addio, Rosemary. Ethan.
Vai! Vai, decolla subito! Aspetta! Dov'è Ethan? Fai in fretta! Ce ne dobbiamo andare! No! Non possiamo andare! Non senza mio marito! Mia, siediti e metti la cintura. Non prima di avermi detto dove si trova Ethan. Lui non ci avrebbe mai abbandonata. Ora dimmi, che cosa è successo? Cos'è stato? Ti avevo detto di sederti. No. Lui dov'è? Chris... Che cosa gli hai fatto? È morto! Ci ho provato. È rimasto lì per aiutarci a fuggire. Mi dispiace. Capitano! Venga qui a vedere. La BSAA non ha mandato soldati. È un'arma biologica. Cosa pensavano di fare? Ci sono ordini. Recupera la squadra. Si va alla base della BSAA Europa. La pagheranno cara. Ci è dovuto. In un lampo venne imprigionata in uno specchio. I suoi genitori l'avevano cercata a lungo e infine la trovarono. Con rabbia furiosa il padre affrontò la strega, mentre l'amore della madre infranse l'oscuro incantesimo. Ma la strega era potente e il padre urlò: salva nostra figlia! Così la madre portò in salvo la bimba, mentre la foresta si consumava.
La foresta bruciata resta come triste ricordo del sacrificio che il padre ha compiuto. Ancora oggi, se un bambino fissa troppo a lungo quell'arsa terra desolata, verrà assalito dall'incubo di perdersi mentre è in cerca di bacche. Hello, Mazzi!
Pensi che il bambino riuscirà a toccare la luna? Non si può fare, è troppo lontana. Nemmeno con un razzo spaziale. In quel caso sì, ma sarebbe molto, molto fredda. Ma che sciocca che sei. Non penso che la luna sia fredda. Ehi, papà. Buon compleanno. Scusa per la settimana scorsa. Ho molti test da fare. Lo sai, è così. Quando parli del diavolo... Devo andare. Ti voglio bene. Sì, l'ho trovata. Dove se no? Soprattutto oggi. Abbiamo un problema. Ci servi, Evelyn. Non ti azzardare a chiamarmi così. Ehi, era solo una battuta, Rosa. So fare cose che nemmeno Chris è in grado di immaginare. Bersaglio a tiro. Sta fermo. È tutto a posto. È solo una ragazza. Complimenti per la calma, Rosa. Gli somigli molto, sai? Lo so.